eccoci qua, quindi fatti gli auguri e data un po' qualche informazione su quella che è l'importanza storica della giornata di oggi, io vengo a presentarvi i nostri ospiti. Questa mattina li ho voluti insieme perché penso che abbiano molte cose in comune. Abbiamo la notte, soltanto per un fatto di, insomma, di cavalleria, avvocato, presento la nostra amica, la dottoressa Mariangela Spinazzola. Buongiorno Mariangela. E avrete riconosciuto sicuramente l'avvocato Giovanni Santovito dell'Associazione Consumatori Utenti. Buongiorno. Allora, grazie intanto per essere qui per condividere con me questo inizio mattina di un giorno di festa. Speriamo che lo sia per tanti e non soltanto un giorno di protesta, perché quello che io ho visto invece è che negli ultimi anni il primo maggio si è trasformato proprio in questo, no? In una giornata di protesta per chi non ha lavoro, per i diritti negati, per il lavoro in nero. Ecco, quindi è doveroso che io lo faccia e che vi ringrazi perché li ho voluti insieme. Sapete che stiamo facendo praticamente un percorso, no? Con la nostra amica, la dottoressa Mariangela. Stiamo vedendo di volta in volta i vari prodotti, quelli che vengono, che troviamo nella casa, in casa normalmente, che vengono utilizzati nel quotidiano, e abbiamo scoperto veramente tante cose quando abbiamo parlato dei detergenti. Abbiamo sentito anche con il dottor Montenero che cosa, come devono essere tenuti e conservati questi prodotti, che cosa deve essere fatto in caso di necessità e di bisogno. Oggi dovremmo vedere un po' più da vicino quelle che sono le etichette dei prodotti che dovrebbero essere utilizzati per le stoviglie, quindi piatti, bicchieri, posate, qualcosa che ha strettamente contatto con ognuno di noi e con le persone che sono a casa. La presenza di Giovanni, dell'avvocato, è stata fortemente voluta da me, perché gli ho detto mi piacerebbe conoscere come associazione di tutela consumatori utenti, mi piacerebbe conoscere qual è il punto di vista appunto di questa associazione, cercare un po' di capire, no, questi grandi colossi, perché poi alla fine chi produce questi prodotti, alla fine i marchi che si leggono sono per lo più sempre le stesse case, no? Che si specializzano in varie, e quindi cercare anche un po' di capire proprio come associazione consumatori utenti come potrebbe essere fatta una buona scelta di questo tipo di prodotti. Giovanni, partiamo da un concetto banale ma volevo deviato. Noi, certo, quando facciamo una spesa in un supermercato possiamo dire che il 90% di ciò che acquistiamo, allora essere ottimisti, è diviso in due, tra Procter & Gamble e la Kraft, che sono i due colossi multinazionali che hanno un paniere di prodotti che va dall'alimentare fino alla cosmesi, fino alla detergenza. Non soltanto, quando acquistiamo noi un prodotto, noi acquistiamo il marchio di quel prodotto. Ovviamente non facciamo riferimento ai nomi perché non lo possiamo fare in televisione, però nomi blasonati, poi esistono tanti altri marchi, ma che poi alla fine appartengono comunque alla stessa azienda. Quindi una declinazione anche alle volte qualitativa, ma alle volte anche di spazi di mercato che possono, di collocamento, posizionamento di immagine sul mercato, che spesso sono equivalenti come prodotti. Quindi facciamo attenzione soprattutto a due cose per il momento in cui scegliamo prodotti di questo tipo. Intanto cerchiamo di valutare le performance effettive del prodotto, quindi cerchiamo in qualche maniera di vedere se ha dei risultati effettivamente di una qualità superiore rispetto ad altri prodotti concorrenziali. Poi cerchiamo anche di fare attenzione a quanto incide il valore di quel prodotto rispetto a quanto incide il valore del packaging, perché comprare una confezione piccola ovviamente, quindi andiamo sempre a verificare, adesso quasi tutti i mercati ce l'hanno, nel prezzo esposto sullo scaffale, non il prezzo del prodotto, ma il prezzo del contenuto netto, quindi ne troveremo al litro o al chilo quanto è il valore di quel prodotto lì, e sulla base di quello poter fare una comparazione anche con gli altri prodotti che troviamo sullo scaffale. Ecco,
Mariangela, prego la regia di mandare in onda le etichette. Quali sono le cose che devono essere, oltre al discorso del costo, ma torneremo su questo argomento, che devono essere tenute presente leggendo le etichette di questi prodotti? Ecco, qui io ho preso tre prodotti di tre marche diverse, in realtà, che alla fine sembrano comunque molto molto simili tra di loro, ma con dei prezzi incredibili. Tra la prima confezione, che è un concentrato, e l'ultima, c'è una differenza di costo di quasi 50 centesimi. Infatti la cosa molto importante è vedere appunto la concentrazione. L'avvocato infatti faceva riferimento al fatto che, oltre a vedere il prezzo, chiaramente dobbiamo vedere qual è il peso, il contenuto del prodotto. E facendo riferimento al primo prodotto, che effettivamente era concentrato, noi vediamo che comunque, oltre a esserci la denominazione commerciale, c'è comunque la presenza del detergente liquido ultra concentrato per lavaggio manuale delle stoviglie. Dunque ci fa comprendere che, essendo ultra concentrato, dobbiamo essere molto attenti sia alla composizione chimica, però dobbiamo essere attenti a vedere quanto prodotto inserire e in quanti litri. Infatti, se noi vediamo, ci sono scritte le dosi consigliate e nel caso specifico sono per 5 litri d'acqua, ad esempio. Però io leggo ancora, a me Giovanni queste cose mi fanno impazzire. Durezza dell'acqua in gradi, non riesco a leggere perché sono in gradi. Cioè, fatemi capire. Io devo conoscere anche la qualità dell'acqua che utilizzo per poter avere un miglior... Cioè, fatemi capire. Non tutte le acque sono uguali. Ti dico una cosa più, cosa che non sapevo nemmeno io, l'ho scoperta tanto tempo fa. E su questo non ci piove. Lo so che non tutte le acque sono uguali. No, ma al di là di quello, mi chiedevo, ma come faccio? Mi ponevo la tua stessa domanda. Ho scoperto che, per esempio, sul sito dell'acquedotto pugliese, noi mettendo il nostro CAP, il nostro codice di elemento postale, la nostra città dove siamo, possiamo vedere la qualità dell'acqua che viene erogata dal rubinetto. Cosa che non sapevo, quindi ci dà una serie di parametri anche che potrebbero permetterci, anche se francamente è una cosa un po' troppo tecnica. Io l'ho vista adesso, ti giuro, l'ho vista in questo momento, resto sbalordita, perché io mi domando quante sono le signore che comprano questo prodotto e che hanno letto, duplicato e compreso quell'etichetta dolce, media. Ah, guarda, c'è ancora un seguito. Dura. Cioè, dolce, se l'acqua è dolce, dura, a quanti gradi francesi deve essere? Se è media, a quanti? Se dura, altrettanto. Ah, è incredibile. E poi sotto è anche interessante la dizione, che un cucchiaio da cucina, questo è solo un esempio pratico, un cucchiaio da cucina corrisponde a circa 10 grammi di prodotto. Qui, cioè, e se uno poi non le segue queste indicazioni, qual è il rischio? Il rischio è che comunque nel caso ne utilizziamo di più rispetto alle dosi comunque consigliate, è chiaro che comunque noi avremo sulle nostre stoviglie delle tracce di questi prodotti e comunque dei rischi di natura chimica nel momento in cui noi andiamo comunque ad ingerire un qualcosa, una pietanza con quella stoviglia. Se invece comunque utilizziamo delle dosi consigliate minori rispetto a quelle riportate, non abbiamo un lavaggio sicuro, dunque non c'è una rimozione dallo sporco sicuro rispetto a quello che noi vogliamo. Io comincio veramente ad avere paura di quello che sto scoprendo attraverso questo appuntamento e questa rubrica con la dottoressa. Vediamo la vediamo per favore la seconda etichetta. Perché veramente c'è da aver paura, nel senso che, ecco, qui, anche qui abbiamo la durezza dell'acqua, quindi grammi in cui sciogliere questo. Insomma, questo è ancora più, non lo so perché, mi ispira un po' di più, no? Grammi 10, 15, 20, detergente liquido per stoviglie a mano. Ecco, a proposito di stoviglie a mano. C'è una, e poi dopo vedremo il seguito dell'etichetta, fermati Michele gentilmente su questa, torna su quell'etichetta per favore, non contiene fosfati, che cosa significa?
perché allora questo qui è un problema relativo all'inquinamento delle acque del mare. Allora, che cosa succede? La presenza comunque soltanto di questi detergenti che comunque contengono dei tensioattivi fa sì che ci sia la presenza di fosfati. Allora, il fatto di non contenere fosfati sta a significare che comunque il prodotto è biodegradabile in maniera più veloce rispetto invece alla presenza di fosfati. Ecco perché è molto importante proprio per l'inquinamento non contenere fosfati. Poi magari c'è il contenitore di plastica che invece ha bisogno per essere riciclato. C'è anche, per quanto riguarda il contenitore di regola, c'è scritto non disperdere nell'ambiente, è comunque contrassegnato anche dove deve essere comunque buttato, visto che comunque c'è la differenza dei vari rifiuti. Molto importante a mio avviso, questo diciamo non vuole essere una pubblicità, però comunque vuole essere un consiglio anche alle casalinghe, il fatto di utilizzare dei detergenti alla spina, perché proprio attraverso questi detergenti dà la possibilità di riutilizzare sempre quel tipo di prodotto in modo che comunque noi non abbiamo tanti rifiuti e salvaguardiamo l'ambiente. Giovanni, ci sono in ognuna di queste varie etichette degli avvisi, no? Tipo non tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini, oppure in questo caso vedi non bere, pericolo. Ecco, supponiamo che per una ragione X, per una ragione qualsiasi, succeda un incidente domestico, quindi il bambino un attimo che noi abbiamo lasciato alla sua portata uno di questi prodotti, pensando ad una bibita colorata, l'ha ingerito, ospedale, il fatto che loro scrivano quello lì, li tutela poi da delle responsabilità nel caso di incidenti? Beh, quello sicuramente, sono il minimo essenziale per legge che deve essere esposto in etichetta, che sono le cautele sull'utilizzo del prodotto. Ecco, la cosa, forse l'incidente più banale domestico che avviene è quando c'è la furbizia di prendere il prodotto, magari metterlo in una bottiglia anonima, oppure riutilizzare una confezione per smezzarne un'altra più grande, perché magari non è di quel prodotto, ma è di un prodotto diverso, differente, dove può indurre in errore chi non conosce, magari scambia quella bottiglia per qualcos'altro, o dove lo stesso contenitore può non essere adatto a quel tipo di prodotto che era nell'altro contenitore e che quindi può in generare alle volte anche delle dispersioni, quindi possibilità di irritazioni o quant'altro. Pensiamo a prodotti. Anche questo, certo. Infatti ne parlavamo con il dottor Montenero proprio la settimana scorsa. Ricordatevi che se dovesse succedere sul serio, l'unica cosa che dovete fare è sciacquare la bocca e basta, e poi andare in ospedale mantenendo la calma, portando dietro il prodotto che avete utilizzato, perché come avete visto nelle indicazioni c'è sempre il centro a cui bisognerebbe rivolgersi per aiutare il medico ad aiutarci del pronto soccorso. Quindi né ingerire acqua, latte, acqua, né tentare di far rigurgitare. Ecco, ricordate, questi sono piccoli consigli che però possono servire. Intanto la regia continua a farlo segnarci, va bene. Chiedo la linea immediatamente alla regia. Noi ci ritroveremo subito dopo e continuiamo a parlare di questo argomento interessantissimo. Avvisatevi per la ricetta perché io perdo la cognizione del tempo quando gli argomenti sono così interessanti. Ci troviamo in compagnia dell'avvocato Santo Vito Giovanni, Associazione Consumatori Utenti, e della dottoressa Mariangela Spinazzola. Continuiamo a parlare quindi di queste indicazioni relative ai detersivi per i piatti e per le stoviglie. Era una cosa molto importante quella che diceva Giovanni, da non sottovalutare, perché
non conoscendo le basi chimiche dei vari prodotti, se dovesse accadere di utilizzare dei contenitori non adatti o di mescolare tra di loro dei prodotti che potrebbero avere reazioni chimiche, il rischio potrebbe essere molto elevato, no? Certo, sono comunque delle bombe esplosive, tipo mettere dell'acido muriatico con della candeggina, proprio l'interazione di questi prodotti chimici va a creare proprio delle bombe, tant'è che anche per inalazione o comunque per ingestione o anche per irritazione cutanea provocherebbero dei rischi comunque molto seri. Io vorrei chiederti una cosa, ma c'è alla fine, prima di parlare anche dei detergenti per le lavastoviglie, c'è un sistema per capire se la superficie che noi abbiamo pulito utilizzando un determinato prodotto è veramente pulita? Allora, solitamente all'interno delle aziende vengono effettuati dei tamponi, proprio perché così ne vediamo a livello microbiologico se comunque è veramente pulito bene o meno. Però invece le nostre casalinghe tranquillamente possono vedere se un piano è comunque un piano da lavoro, la cucina chiaramente è pulito o meno. Allora, sia una volta che si è pulito, si è deterto, disinfettato e asciugato, come abbiamo detto le precedenti volte, possiamo strofinare con un fazzoletto bianco e vedere se dovesse uscire comunque nero, in quel caso non è pulito. Un'altra cosa invece da fare a monte tra la detersione e la disinfezione rispetto al processo di asciugatura è quello di prendere un po' d'acqua e schizzarla direttamente sul piano di lavoro. Una volta che noi abbiamo schizzato l'acqua, se vediamo che queste goccioline si agglomerano, si forma diciamo un cerchio, tendono a compattarsi, in quel caso significa che il piano è sporco. Se invece noi nel momento in cui schizziamo vediamo che le goccioline rimangono invece comunque sparse e non si agglomerano, in quel caso significa che nel piano abbiamo pulito perfettamente. Possiamo anche ecco, dire, ricordatevi, sì. Questa è una bella soluzione. Esatto, questo piccolo trucco per capire se effettivamente la nostra base operativa, perché quella è la cucina, è davvero pulita. Giovanni, io sto scoprendo delle cose parlando con la dottoressa Spinazzola che veramente mi hanno stupito. Mi rendo conto quanto delle campagne pubblicitarie fatte ad arte possano effettivamente essere utilizzate per trarre in inganno sulla qualità dei prodotti, e non parlo soltanto di prodotti, di detergenti e quant'altro, anche sui prodotti alimentari, soprattutto sui prodotti alimentari. Trovo che si possa fare qualcosa a riguardo, no? Per dare una corretta informazione. Sì, l'iter è molto più banale e semplice di quanto tu possa pensare. Proprio la settimana scorsa mi ho segnalata uno, riuscito un po' dal discorso delle uova, proprio su un'azienda di uova, alla giuria di disciplina pubblicitaria. Esistono due strade per la pubblicità ingannevoli, che sono gratuite e basta semplicemente la segnalazione. Poi l'iter procede autonomamente, senza nessun altro onere per il consumatore. Il consumatore basta che segnali soltanto qualcosa che ritiene essere ingannevole come messaggio pubblicitario. Noi possiamo andare sia direttamente con l'autorità garante per la concorrenza del mercato, il cosiddetto antitrust, e troviamo una procedura che può andare in quella direzione, e la disciplina la troviamo nel codice del consumo, basta digitare per chi va su internet codice del consumo, quindi leggere il testo di legge, e c'è tutta la disciplina in materia di pubblicità ingannevole, e poter fare una segnalazione direttamente con l'autorità garante. Oppure esiste un giurì di autodisciplina, che non è un organismo istituzionale, ma è un organismo volontario di qualità dell'informazione pubblicitaria, che ha dei poteri sanzionatori, dove la maggior parte delle aziende, per non dire quasi tutte le grandi aziende, aderiscono e per cui si sottopongono anche alle decisioni del giudice. E devo dire che è anche più restrittivo rispetto alle regole dell'antitrust. Quindi se proprio bisogna farla, preferisco sempre, quando è una grande azienda, farla al giudice di autodisciplina pubblicitaria, perché va ad analizzare anche aspetti che spesso non sono presi in considerazione, tipo che sono la pericolosità
Faccio un esempio, tempo fa, vi ricordate, c'era una pubblicità di caramelle dove i bambini imitavano Mike Buongiorno, che dicevano sempre più in alto, e salivano sugli armadi. Sì. Ecco, quella era stata giudicata una pubblicità pericolosa perché stimolare i bambini a emulare quella scena lì, e quindi a scavalcare la salire su mobili alti, quindi poter avere degli incidenti domestici. Quelli, oppure quando sono particolarmente offensivi per categorie, o quando sono, presuppongono pericolosità, o quando sono appunto ingannevoli rispetto alle qualità intrinseche di quello. Esatto, era questo che volevo proprio. Questo va fatto e lo si può fare, scusami, su internet c'è anche la possibilità di farlo online, quindi costa veramente pochi secondi. Sul sito della giuria di disciplina pubblicitaria, si trova subito sul motore di ricerca e può fare la segnalazione online, e questo basta già per la pratica. Ecco, Mariangela, qui però ci vuole l'importanza di conoscere e saper leggere l'etichetta. Infatti prima noi abbiamo visto le etichette dei vari detergenti, però comunque abbiamo dimenticato sotto, perché chiaramente ve lo dobbiamo dire ora, che su alcuni prodotti, se sono comunque dei prodotti chimici pericolosi, perché ci possono essere dei prodotti comunque chimici e basta, in quel caso noi non troviamo nulla. Se invece troviamo una parte con uno sfondo arancione, se li vogliamo far vedere, perché abbiamo anche questo, uno sfondo arancione con dei simboli anneriti, che stanno comunque a rappresentare tipo il teschio o una croce di Sant'Andrea, ora li vediamo man mano singolarmente. Allora, tipo, se noi abbiamo comunque il teschio, può significare che questo prodotto è tossico. Esattamente, infatti. E che comunque provoca dei danni abbastanza seri per ingestione, inalazione e anche per il contatto con la cute e con le mucose. Chiaramente, insomma, per quanto riguarda le mucose ci riferiamo comunque soprattutto sia alla bocca, all'interno della bocca, e anche all'interno del naso. Questo simbolo si trova soprattutto, visto che comunque stavamo parlando precedentemente, per dei prodotti tipo quelli lì per lavare comunque per lavastoviglie, anche per quelli lì per togliere le macchie di ruggine dei tessuti. Ad esempio, la scorsa volta facciamo riferimento all'antiruggine, che comunque, come disse anche il dottor Montenegro, sono tra i quelli mortale, più pericolosi, perché sì, possono avere anche delle, diciamo, delle conseguenze mortali. Sì. Allora, sotto invece vediamo il simbolo di una provetta, di alcune provette, che fa significare che comunque è corrosivo. Questo sta a indicare che questi prodotti a contatto con la pelle possono provocare addirittura delle lesioni. Sì, sì. E invece, se vengono ingeriti, possono provocare delle lesioni al tubo digerente. E anche la scorsa volta ne abbiamo parlato, invece, se dovesse andare a contatto con gli occhi, può creare dei danni permanenti visivi e comunque anche dei danni irritanti intorno agli occhi. Successivamente possiamo vedere anche, queste qui sono due croci di Sant'Andrea, però effettivamente qui non vengono riportati, però la cosa da tenere presente è, per quanto riguarda il primo, che vediamo che è nocivo, solitamente oltre al simbolo sono contrassegnate sotto delle lettere. Nel caso diciamo di quello nocivo c'è XN, che sa significare che è nocivo, e questo prodotto può provocare dei danni gravi sia per ingestione, sia per inalazione, e sia per i contatti con la cute e con le mucose. Chiaramente bisogna proteggere le mani con dei guanti ed evitare anche degli schizzi negli occhi o l'inalazione dello stesso prodotto. Per quanto riguarda invece quello irritante, la simbologia è la croce di Sant'Andrea sempre, però comunque sotto ci deve essere XE, sa significare che è irritante, sia per gli occhi e sia per la pelle, e anche, diciamo, nel caso dell'ingestione, anche per inalazione. Questi prodotti si trovano spesso sulla candeggina, sull'ammoniaca, sugli anticalcari, e anche per i prodotti della lavastoviglie e degli antimuffa. E infatti comunque diciamo che questo qui irritante è, diciamo, quello lì che viene trovato soltanto quasi sulla maggior parte dei prodotti, a parte, diciamo, quelli lì che comunque sono abbastanza rischiosi. Questi sì sono rischiosi, però chiaramente, insomma, andando in ospedale o sciacquando abbondantemente la parte,
comunque di regola diciamo non creano, può, diciamo, non creano esatto, ecco, magari più fastidi che altro. Esatto. Giovanni, io sono sempre dell'idea che è importante conoscere la fonte quando si deve fare un acquisto, no? Parliamo ovviamente di beni di consumo, di ordinario consumo, che siano i detergenti piuttosto che degli alimentari. Non sempre, io penso il fatto che abbiano, diciamo, un grosso nome, una grossa marca, una bellissima pubblicità televisiva, non sempre è sicurezza e garanzia di un prodotto di alta qualità. Certo, dobbiamo cominciare, ecco, queste giornate ben vengano perché poi danno maggiore informazione e quindi una maggiore consapevolezza dell'acquisto. È ovvio che chi non conosce quel settore merceologico, quella tipologia di prodotto, spesso sceglie il prodotto a marchio perché mi sento più costo, sicuro, e quindi paga quel di più che lo potremmo catalogare in una sorta di assicurazione, esatto, di affidabilità del prodotto. In realtà ci sono prodotti, qui è un po' come nel discorso anche dei farmaci, no? Si parla di dei cosiddetti principi attivi che spesso sono sempre quelli, sì, che diventa il marchio dell'azienda più blasonata rispetto a un'altra azienda. Qui parliamo di prodotti appunto chimici, quindi è un aspetto, come dire, una tipologia di prodotto che può essere valutata da chi è competente in materia. Ormai sono quasi tutti in gel, no? Per quanto riguarda i prodotti per liquidi o in gel, per quanto riguarda le stoviglie, no? per il lavaggio, o possiamo appunto stare attenti a comparazioni tra il contenuto netto, il packaging, che spesso fanno una discreta incidenza sul prezzo finale di quel prodotto. Possiamo vedere per esempio per quanto riguarda quelli che sono dalla stoviglie, anche lì si racconta quanto prodotto effettivamente acquistiamo. Io mi riferisco sempre, l'ho scoperto per caso andando sul mercato leggendo i prezzi di quei prodotti là, che una busta di in polvere per la lavastoviglie, il prezzo al chilo è notevolmente più basso del prezzo al chilo delle pastiglie preconfezionate che hanno già tutto dentro. Però oggi la casalinga vuole quello, non vuole sporcarsi le dita, vuole prendere una confezione che poi si scioglie praticamente lo stesso involucro nell'acqua e mette quello lì, che se da una parte è, come dire, un'unità di misura che ci permette di non esagerare nell'utilizzo del prodotto o andare al di sotto di quelle che è la dose minima, ma nello stesso tempo ha un costo, la comunità costa, e l'assemblaggio di quel prodotto lì, in effetti, se andiamo a compararlo con quanto costa lo stesso prodotto in polvere, in busta, come dire, risparmio, oggi si parla di confezione di risparmio, beh, c'è un abisso di prezzo, siamo a livelli superiore al doppio. Esatto, c'è un grosso risparmio. Anche del prodotto a marchio. Sì. Il processo di incapsulamento effettivamente che costa, esatto. Io, per esempio, c'è proprio tutta una linea di prodotti che, devo dire la verità, è stata una scoperta e gradisco moltissimo. Si trovano in ipermercati, non posso dire il nome di questi prodotti, e mi piacciono anche perché generalmente in base alle aree in cui tu compri sono le aziende che producono di quell'area. Per esempio in Puglia noi troviamo sia tra i detergenti piuttosto che tra gli oli, che la pasta, che aziende locali, aziende, certo, nostre, no? Fai la stessa spesa in uno di questi centri a Bologna, troverai tantissime aziende che lavorano insieme, magari dell'Emilia Romagna, uguale in Lombardia, eccetera. E il fatto di poter identificare, io non so se è un fatto mentale o meno, però il fatto di poter identificare
a livello mentale l'azienda di Corato piuttosto che l'azienda di Andria, che quella di Bari o di Putignano, di Polignano, è un qualcosa che mi dà un attimino di sicurezza. Senti, e i prodotti sono veramente buoni, Giovanni. Esistono movimenti di pensiero, correnti di pensiero consumeriste, una questa è tedesca, che adesso si sta facendo strada in Europa, il bioregionalismo, no? Quando parte da un dall'assunto iniziale banalissimo, se madre natura ci fa crescere dietro l'angolo una determinata tipologia di prodotti, di piante o altro, perché devo prendere la cipolla cilena o il... Esatto. Cerco di consumare quello che ho vicino a casa e soprattutto ti faccio fare anche meno strada, perché non ha senso che per ragioni di prezzo anche quello poi io debba, come dire, buttare il prodotto che ho dietro l'angolo, che è di eccellenza, e magari poi acquistare lo stesso prodotto che sul mercato mi arriva da canali e da logiche di mercato o completamente diverso. Si sta sviluppando questa corrente di pensiero. Io dico sempre una cosa: il consumatore ha uno strumento più importante del voto politico, che è il voto di un prodotto. Nel momento in cui conosce bene e si informa e riesce ad avere un consumo un minimo consapevole di quello che sta acquistando, quella scelta, vuol dire, la può fare perché la faccia in maniera consapevole, dà voto alle aziende, e quindi votando le aziende determina chi può continuare a stare sul mercato e chi no. Ma a parte questo, ci vorrebbero una serie di puntate su questi argomenti qui, ti lancio un'altra. Si sono nati anche dei movimenti di boicottaggio di alcune aziende perché hanno avuto dei comportamenti commerciali scorretti. La grande multinazionale che è stata bersagliata a livello mondiale per metodi scorretti di pubblicizzazione dell'utilizzo del latte in polvere in alcuni paesi persi. Paradossalmente, pur non avendo i soldi, sono stati mercati leader di utilizzo del latte in polvere, pur non avendo un'acqua potabile, con effetti disastrosi, e quindi c'è stato un movimento anche di correnti di pensiero che hanno boicottato mirando alcuni prodotti di quell'azienda per rendere un po' più sensibile il danno. Beh, io dico, il consumatore dovrebbe iniziare a far questo, dovrebbe iniziare a capire la modalità di un'azienda di porsi sul mercato e la correttezza dell'informazione. Te ne dico un'ultima, un sito, questo per chi può andare più a fondo in questi argomenti, è un sito americano, lo si studia ormai tra i vari fenomeni di internet, si chiamava Third Voice, ed era la cosiddetta terza voce, ed era un sito dove tutti gli americani consumatori andavano e sentivano se Mary magari ha acquistato quel prodotto e come era e se aveva una terza informazione da dare su quel prodotto, per cui nel momento in cui digitavo un'autovettura sapevo esattamente se aveva avuto problemi allo scarico, se... e quindi creava poi dei blog sui quali si andava a informarsi maggiormente e a capire che poi magari non era un problema isolato, ma era anche un problema seriale o un abuso da parte dell'azienda. È un sito che è stato oscurato poi grazie alla stragrande di avvocati americani dopo anni di battaglie legali. Immagino, chissà come mai. Ma poi il tartam è sicuramente quello che funziona di più, secondo me, anche se a volte poi nascono delle vere e proprie leggende metropolitane che fanno più male che bene. Comunque, adesso ci lasciamo un attimo perché andiamo nella cucina della Relais 4 Stelle Masseria San Felice di Bisceglie e vediamo che cosa ci propone oggi. Buongiorno a tutti i telespettatori di Amica 9, ben ritrovati a Bisceglie nella cucina della Masseria San Felice con gli chef Antonio e Leonardo. Buongiorno. Oggi parleremo ancora di dolci. Qual è il dolce che è stato programmato per oggi? Oggi è un bel soufflé alle mandorle. Quali sono gli ingredienti? Gli ingredienti, quindi partiamo con latte, zucchero, burro e una bustina di vanillina, farina, filetti di mandorle e uova. Ricordiamo che gli ingredienti presenti nella nostra grafica sono per 3 persone. Chef, come si prepara questo piatto? Allora, metteremo a bollire il latte
con lo zucchero, il burro e la vaniglia. Una volta che il latte ha preso temperatura, gli aggiungeremo la farina a colpo, come se stessimo facendo un impasto per i bignè. Di conseguenza aggiungeremo, una volta freddo l'impasto, i rossi d'uovo, i bianchi verranno montati a parte e poi aggiungeremo le mandorle e cuoceremo in forno. Qual è la prima cosa da fare? Iniziamo a scaldare il latte con il resto degli ingredienti, burro, zucchero e vaniglia. Oggi, a differenza di ieri, invece dello zucchero... Zucchero semolato, zucchero normale. Quindi abbiamo inserito... Riepiloghiamo. Latte, zucchero, burro e vanillina. E portiamo, facciamo riscaldare il tutto. Il burro sembra essersi sciolto. Sì, adesso dobbiamo inserire la farina. Questo è un procedimento, come abbiamo detto prima, come la pasta per fare i bignè. Quindi la farina gettata tutta insieme e praticamente si deve creare un impasto omogeneo, diciamo una palla che si deve staccare col calore dai bordi. Una volta staccato l'impasto dai bordi, ecco come vedete. Ci vuole quindi molta manualità per questa ricetta. Sì, bisogna agitare l'impasto, frustarlo. Il procedimento ai fornelli è finito. Passiamo alla seconda fase, all'inserimento dei rossi d'uovo all'interno di questo impasto. Con i bianchi, praticamente andiamo a fare i bianchi montati che andranno aggiunti all'impasto che sta facendo lo chef Leonardo. Primo. Se le dosi sono più grandi, se si tratta di 10-15 uova, se ne vogliamo fare più porzioni, il consiglio è di mettere un rosso, due rossi alla volta, per amalgamarli meglio al composto. Quindi stiamo facendo due impasti separati. A parte montiamo i bianchi. Se abbiamo un frullatore elettrico, se sono più le uova, è più comodo. Quindi si aggiungono le mandorle. Sì. E per finire i bianchi che sto montando. Ecco qua, aggiungiamo i bianchi. Qual è il segreto per incorporare i bianchi e non farli smontare? Un movimento dal basso verso l'alto, così si incorpora anche, diciamo, un po' di aria e il soufflé viene più morbido. Il composto è pronto? Sì, ci manca soltanto di inserirlo nello stampino e cuocerlo in forno. Quindi riutilizziamo... Lo stacca facile. Che al posto... Meno male che l'hanno inventato. Al posto dello staccafacile, se le nostre telespettatrici non lo hanno a casa, ricordiamo, basta un po' di burro e una velata di farina. In questo caso è meglio la farina anziché il cacao come ieri. Ultimo passaggio, un po' di mandorle sulla superficie del tortino, anzi del soufflé. Quindi l'ultimo passaggio da fare è infornare. Per quanto tempo e a che temperatura? A 190 gradi per 25 minuti. Quindi hanno bisogno di una cottura? Una cottura più forte. Procediamo. Perché questo ha bisogno di crescere, deve crescere nel forno. I 25 minuti sono trascorsi, non ci resta che vedere che cosa c'è nel forno. Ora che cosa andiamo a fare? Adesso bisogna soltanto completare il piatto. Adesso ci aiutiamo con una salsa al cioccolato per speziare il sapore del soufflé, quindi una goccia di cioccolato. E ci aiutiamo con una insalatina d'ananas a fianco, quindi una parte acida del dolce. Ecco la vela. Il soufflé alle mandorle è pronto.
Bene, con questo soufflé alle mandorle per oggi è tutto. Un ringraziamento agli chef Antonio e Leonardo. E vi diamo appuntamento a domani presso la masseria San Felice di Vito San Severino. Ciao, a domani. Alla fine quello che viene un po' fuori anche guardando queste ricette, no? Usare prodotti locali o i prodotti di stagione, sono tante cose insomma che possono essere utilizzate senza ricorrere poi a vari sortilegi per avere una sana alimentazione e allo stesso tempo evidentemente delle buone abitudini anche per la cura della casa. Siamo in chiusura, che cosa possiamo consigliare ai nostri telespettatori alla fine di questa puntata per questa situazione? Visto che comunque dicevamo che dobbiamo esaltare i prodotti locali, vediamo magari quando sui detersivi vicino alle etichette, perché alla fine c'è scritto da chi è prodotto e da chi è distribuito. Noi nel momento in cui vediamo il produttore, se vediamo che qualcuno è locale, acquistiamolo. Insomma, aiutiamo anche alla nostra economia. Esatto. Io dico, parafrasando adesso in maniera spontanea, visto che c'è difficoltà di arrivare a fine mese, i cosiddetti gruppi di acquisto solidario, poi spiegherete magari di anche uno spazio dedicato a questo, dove i consumatori si stanno organizzando anche per creare dei piccoli gruppi di acquisto, delle famiglie aggregate, per acquistare in maniera consapevole dei prodotti di qualità ad un prezzo più accessibile. Bene, allora noi abbiamo concluso l'appuntamento di questa mattina, io ringrazio i miei ospiti, è stata una piacevolissima chiacchierata, avete visto che c'era tanto da dire e ce n'è ancora, perché questi sono argomenti che più ci entri e più veramente scopri delle cose incredibili. A me non resta che davvero con il cuore augurarvi una magnifica giornata, una giornata fatta di riposo, di gioia, di fortuna. Buoni amici e buon voyage nel mare della vita. Noi ci vediamo domani mattina, mi raccomando, non mancate. Arrivederci e buon primo.